che gli La insegnanti abbiano ringrazio, voglia anche di aggiornarsi e deputata. Di studiare. Grazie. Allora, deputato Del Grosso, prego. Deputato Del Grosso, prego. Vede, Presidente, grazie. Il problema è che creare questo sistema all'interno della scuola crea una disparità tra una scuola e l'altra. Sta solo lì la differenza, non stiamo parlando di una sagra di paese come pensa il PD. Oltretutto abbiamo fatto una proposta molto equa, abbiamo detto anziché di 100.000 euro, le donazioni facciamole di un massimo di 1.000 euro, che poi a voi è una cifra molto cara, visto che voi 1.000 euro la fate pagare per una cena insieme al PD e insieme a Buzzi. Questa è la differenza che c'è tra una scuola paritaria per tutti, una scuola uguale per tutti e quello che invece oggi volete voi. Grazie. La ringrazio. Deputata Grillo, prego. Sì, Presidente, io vorrei fare notare innanzitutto che la parte del fondo che verrà redistribuita è solamente il 10%, mentre noi avevamo proposto che tutti i versamenti andassero nel fondo per evitare, uno, come abbiamo detto, scuole di serie A e scuole di serie B, ma soprattutto, cari colleghi, i condizionamenti, perché voi mi dovete dire come si faranno a evitare i condizionamenti da parte di aziende come la Mondadori, faccio un esempio, che versa 100, 200, 300 mila euro in una scuola, o un'azienda farmaceutica, per esempio, che versa 100, 200, 300 mila euro, voi come mi garantite che queste aziende non condizioneranno l'andamento di quella scuola? Avete una responsabilità enorme, enorme, non ve ne rendete conto ed è gravissimo, siete degli irresponsabili ed è inaccettabile. Allora, colleghi, questo è l'ultimo intervento. Ripeto, i pareri sono contrari, Commissione e Governo favorevoli dei due relatori in minoranza. Dichiaro aperta la votazione. È 1.113. I pareri li ho già dati. Carloni. Piepoli. Sorial. Vignali. Centemero. Allora, ci siamo? Mongello. Vignali non riesce a votare, vediamo se c'è bisogno del tecnico.